from Graham. Say what's up, America. I think you should know me, right? Other half a replica. Ciao a tutti. E ovviamente volevamo chiedervi scusa anche a nome del Doc per quanto riguarda questi mesi in cui siamo completamente spariti. Non siamo morti, non ci hanno rapito, siamo ancora vivi, siamo presenti, stavamo solo aspettando che finissero, diciamo, i playoff NBA con le finals per poter riuscire a parlare con voi e interagire con voi che ci guardate per quanto riguarda sia i primi che i secondi. Partiamo, diciamo, dai playoff, più che altro per un ordine cronologico. Playoff, sinceramente, a mio parere, completamente noiosi. Noiosi perché intorno alle due squadre principali che poi hanno vinto le loro rispettive conference si è creato un completo vuoto. Un vuoto che almeno ad ovest ha cercato di colmare in parte San Antonio. Ricordiamoci che a gara 1, finché non si fosse infortunato Kawhi Leonard, Golden State era sotto di 20 punti. E non potremmo mai sapere come sarebbe potuto andare quella partita e quella serie se Kawhi Leonard avesse potuto giocare. Del resto ho visto, almeno io, un LeBron James ad est ancora dominante, e secondo me è anche il motivo per cui Kevin Durant ha scelto di andare a giocare ai Golden State piuttosto che avventurarsi nella costa est, dove LeBron, come hanno riportato in un video molto carino, andate a vedere, di Bleacher Report, è sempre una trappola, perché con LeBron non si vince ad est. Quindi, per quanto riguarda invece est, è vero che LeBron è arrivato al numero 2, ma mai quanto quest'anno ho notato come lui si sia riposato per tutta la stagione, se ne fosse completamente disinteressato per quanto riguarda la distanza col Golden State, una volta appurato, diciamo, il fatto che il Golden State fosse irraggiungibile per quanto riguarda il primo numero di vittorie in confronto di tutta l'NBA, quindi avere il numero uno per tutti quanti i playoff e le finals. Una volta lontano da quello, ha deciso, diciamo, di riposarsi e poi trasformarsi nella bestia totale che ha dominato i playoff. A ovest abbiamo visto come Golden State non abbia un vero rivale, dove le varie, diciamo, San Antonio stessa o Houston Rockets, comunque anche nell'avvenire non vedo che possano creare dei problemi a questi attuali Golden State. Ricordiamo che comunque Kevin Durant ha firmato un biennale, questo è il primo anno, il secondo anno è il prossimo, e alla fine dei due anni vedremo quello che farà. Però nel caso in cui rifermasse, diciamo, abbiamo dei problemi a fermarli questi. Io li ho definiti già da inizio anno dei Monstar, i Monstar, quelli di Space Jam essenzialmente. Poi arriviamo alle finals che sono state, secondo me, ancora più ridicole rispetto ai playoff. Ovviamente ho enfatizzato la parola sul ridicolo per il semplice fatto che ci hanno fatto capire come nella baia non si gioca a pallacanestro, cioè almeno non si gioca se ci mettiamo al ritmo dei Golden State Warriors. Già nella fase, diciamo, nella stagione regolare, i Cavs hanno avuto dei problemi enormi a giocare a Oakland. Nei playoff questi problemi sono aumentati, secondo me, vertiginosamente nel confronto tra le due squadre, per il semplice fatto che, parliamoci chiaro, quando Golden State vuole segnare, segna, punto, non ci stanno altre questioni. La differenza fondamentale che c'è stata tra le squadre, ovviamente, rispetto allo scorso anno, è ovviamente aver sostituito un giocatore che comunque era di sistema come Harrison Barnes con, non lo so, la dolcezza di un giocatore come Kevin Durant, che in campo è qualcosa di bellissimo da vedere e di stupendo, di una dolcezza quando si alza nel tiro da tre come quello di gara 3, o nel cercare ogni volta di fare un movimento sempre leggiadro, sempre leggero nel muoversi quando va ad affrontare una massa enorme come quella di LeBron James. Che parlare di LeBron? Dobbiamo sempre parlare di LeBron, perché purtroppo è nella sua indole di essere MVP, perché, parliamoci chiaro,
per me sarà sempre l'MVP da qui ai prossimi anni finché non si ritirerà. Che dobbiamo dire? LeBron è arrivato, diciamo, stanco negli ultimi minuti, e si è notato questa cosa specialmente in gara 3, dove nei primi due quarti ha dominato completamente, ma nel secondo tempo è arrivato molto stanco, e infatti i Cavs alla lunga hanno diciamo perso il loro faro principale, cercando di rimediare tra virgolette con Kyrie Irving, ma la differenza tra i due è ancora tanta per quanto riguarda la leadership di portarsi tutta la squadra sulle spalle. LeBron è dominante, LeBron ha chiuso con una tripla doppia, ma è un LeBron che secondo me è, diciamo, ha raggiunto l'apice e ora sta nella fase, diciamo, iniziale ma calante della sua carriera. Si vede che è stanco a fine partita, si vede che non tiene più i 48 minuti come una volta, ma se avesse affrontato, diciamo, una Golden State molto simile a quella dello scorso anno, sicuramente non avrebbe dovuto fare i 45-46 minuti di media, averne già fatti 40, il che lo avrebbe portato sicuramente ai finali in una maniera, diciamo, più fresca per poter affrontare i minuti stessi. E quindi purtroppo che possiamo dire che è stato sfortunato da quel punto di vista, ma allo stesso tempo anche poco lucido nel riuscire a capire che invece di togliersi le migliori cartucce nel primo tempo poteva usarle maggiormente nel secondo, modalità diciamo Kobe Bryant negli ultimi anni. Qual è la mia paura più grande che è uscita da queste finals? La paura è per un futuro, la paura è per quanto riguarda queste due squadre. Perché? Perché ormai con lo spazio salariale in aumento, con la voglia dei vari free agent e all-star, su tutti Paul George e Carmelo Anthony, di volersi prendere il loro primo titolo, la paura più grande è che Cleveland possa prendere uno di loro. La paura più grande è che Golden State possa rispondere ulteriormente con vari free agent che possono arricchire la panchina, e che la differenza di queste due squadre rispetto a tutto il resto sia ancora più diciamo ancora maggiore rispetto a quella che è già attualmente. L'idea mia quale sarebbe? Sono due le mie idee. La prima, un po' è quella che circola da un po' di tempo, quella di unire e fare tutta una grande conference dove si uniscono le squadre e non si aspettano, diciamo, le finals per unire est e ovest, ovvero si uniscono tutte. Magari Cleveland se la sarebbe potuta giocare in maniera differente con San Antonio, o magari San Antonio sarebbe potuto arrivare in finale e avere magari più gioco con Golden State, non lo sapremo mai. Però sicuramente unire le due conference dall'inizio dei playoff renderebbe, secondo me, il gioco un po' più divertente e non noioso come è stato quest'anno. Un'altra cosa invece per quanto riguarda proprio il numero di All-Star all'interno di ogni singola squadra. Avere giocatori che escono dalla panchina che comunque fanno gruppo come quelli di Cleveland è differente rispetto ad avere tre All-Star e mezzo, perché io Draymond Green sinceramente non lo reputo un All-Star, tre All-Star e mezzo come quelli di Golden State Warriors. Aggiungere nuovamente All-Star in una squadra renderebbe, come già detto, il divario con le altre squadre enorme, e non si avrebbe più la gioia nel vedere i playoff ma aspettare solo le finals e vedere quale delle due squadre formate da più All-Star vincerebbe il titolo. La mia idea sarebbe quella di mettere due All-Star massimo per ogni singola squadra, come era più o meno 10-15 anni fa, dove comunque a giro le squadre andavano più o meno sempre nelle finals, dove ovviamente rendeva di più quella che aveva creato un progetto migliore in base al draft e quindi alle prese che aveva fatto. Faccio il nome dei Chicago Bulls con Michael Jordan e Scottie Pippen, o l'aver scelto Kobe Bryant appositamente per poter accoppiarlo con Shaq. Quindi queste sono scelte, ovviamente. Io adesso, voi mi criticherete, ma Golden State è riuscito a crescere prendendo le scelte. Benissimo, benissimo, giustissimo. Però Kevin Durant non lo vai a firmare, dopo che hai preso Klay Thompson e Steph Curry, che sono diventati due All-Star. Questa è la mia, ovviamente, idea. Ed ovviamente, come al solito, vi chiediamo
esprimete la vostra idea nel, sotto al video e fateci sapere quello che ne pensate. Infine, prima dei saluti, vorrei fare un piccolo anticipo, un piccolo spoiler di quello che sarà il nostro prossimo video, dove parleremo di quello che accadrà a fine giugno, ovvero la decisione dell'MVP della stagione regolare da parte del commissioner NBA, quindi tutta l'NBA. Parleremo di MVP, di come secondo noi bisognerà scegliere in futuro o scegliere anche adesso il valore dell'MVP o la presenza di un MVP e che cos'è realmente l'MVP all'interno di una stagione regolare. Detto questo, dopo lo spoiler, vi saluto e vi ringrazio come al solito per averci visto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.